Abbiamo deciso di lavorare proprio su una frase di Don Milani, I care, in contrapposizione al motto me ne frego di opposta, diciamo, connotazione. In occasione del centenario della nascita di Don Milani ci sono diverse iniziative su Genova e ovviamente qui alla scuola Don Milani. Sì, quando abbiamo letto quest'inverno della costituzione del Comitato Nazionale per il Centenario, ci siamo interrogati all'interno dell'associazione su come portare questo evento ai ragazzi, ovviamente, e cosa potevamo fare come associazione. E avremmo potuto così fare un'iniziativa all'interno della scuola, come questa prima parte, oppure proprio in linea con quello che era pensiero di Don Milani, stimolare un po' il tessuto cittadino a mettere insieme idee e momenti di riflessione per contestualizzare nel 2023 la realtà di Don Milani. Quindi abbiamo chiesto a tutta una rete di associazioni, anche ad alcune scuole statali, di interrogarsi al loro interno proprio su questo e di proporci un lavoro in comune. Sarebbe bello riuscire ad arrivare a costruire un piccolo manifesto sul quale continuare a lavorare nei mesi che verranno, che saranno i mesi del centenario. Oggi i ragazzi e gli insegnanti della Don Milani hanno pensato di fare la lettura integrale a staffetta di Lettera a una professoressa. E poi abbiamo coinvolto i ragazzi in diverse attività che ancora una volta ci permettessero di ripensare al personaggio, al messaggio di Don Milani, alla quale la scuola è intitolata caso molto raro, su precisa richiesta degli insegnanti che qui lavoravano quasi 50 anni fa. Quindi è un'intitolazione non casuale, ma un'intitolazione motivata, perché qui è una scuola che ha deciso di ispirarsi in qualche modo, naturalmente i tempi cambiano, i problemi sono diversi, ma a questo messaggio.